Bene, amici di telefonia.net, finalmente ci siamo. Xperia X1 è nelle nostre mani, in realtà è nelle nostre mani da un pochino, lo abbiamo acquistato e successivamente Sony Ericsson ce ne ha dato uno in prova. Avete visto anche il nostro articolo su questa tavola rotonda a cui abbiamo partecipato. Vediamo la confezione, ovviamente il caricabatterie in formato USB, l'auricolare, eccolo qua, in due sezioni col jack da 3,5, quindi potrete utilizzare tranquillamente le vostre cuffie in ear, le cuffie quelle in dotazione. Poi abbiamo la manualistica, il CD con tutti i vari manuali. Ricordiamo che la confezione in vendita, ecco poi anche il pennino di ricambio, ha anche una card dentro che permette di avere l'estensione di garanzia internazionale di un anno e anche in caso di malfunzionamento all'estero del terminale addirittura la sostituzione con un nuovo telefono. Inseriamo, oltre al supporto web dedicato, telefonico dedicato, inseriamo la SIM posteriore. Ovviamente batteria da 1500 mAh, l'autonomia è davvero notevole di questa batteria, siamo riusciti stressandolo a fare 2 giorni pieni, quindi ottima l'autonomia per questo X1. Abbiamo visto come lateralmente c'era anche la feritoia per la micro SD. In dotazione abbiamo una micro SD da 1 GB, i primi fortunati possessori l'hanno trovata invece da 2 GB, ma era una scusa di Sony Ericsson per il ritardo dell'uscita del telefono. E troviamo anche il Mobile XT di Garmin, quindi il navigatore satellitare. Navigatore satellitare che non troviamo nella versione no brand. Purtroppo c'è da dire che la micro SD da 512, dove è installato il Mobile XT, non può essere sostituita, quindi Mobile XT va solamente sulla micro SD data a corredo perché ha una protezione hardware. Il telefono è costruito molto molto bene. Materiali solidi, abbiamo la cornice anteriore in metallo così come il cover posteriore in alluminio satinato, solamente le parti superiori e inferiori sono in plastica dove alloggiano le varie antenne, cam da 3,2 megapixel con flash LED e autofocus, lateralmente abbiamo i tasti per il volume e il tasto per la fotocamera, doppio clic ovviamente per l'autofocus, mentre sul lato sinistro c'è l'ingresso per l'USB e sotto il gancio per il laccetto. Superiormente troviamo il tasto di accensione e standby e il jack, come dicevamo prima, da 3,5 per l'inserimento della cuffia. Funziona anche senza il primo pezzo, quindi quello col microfono, ma solamente inserendo le nostre cuffie riusciremo a sentire musica e radio. Subito vi apro il terminale per farvi vedere la tastiera, è una full QWERTY, purtroppo i pulsanti numerici sono in seconda funzione e non in prima funzione, ma la tastiera è ben spaziata e si riesce a digitare molto molto bene sulla QWERTY stessa. Proviamo a andare subito alla messaggistica, così proviamo a scrivere un SMS, eccoci qui, entriamo negli SMS, scriviamone un nuovo, adesso io ho selezionato MMS ma poco importa perché il testo, come vedete, si scrive molto velocemente e agevolmente con questa tastiera. Ripetiamo, l'unico problema è il fatto di avere i numeri in seconda funzione. Rimanendo in tema tastiera, vi faccio subito vedere come, intanto avete visto come la rotazione sia molto molto rapida, non salviamo nulla, come la tastiera virtuale presente di default quando andiamo a scrivere qualsiasi tipo di testo e andiamo a comporlo quando il telefono è chiuso, sia purtroppo la tastiera standard di Windows Mobile, quindi questo è un po' una pecca del telefono perché ci sarebbe piaciuto avere una tastiera un pochino più ampia per digitare anche in assenza di pennino quando siamo a telefono chiuso, ma è molto veloce l'apertura e la rotazione che quasi sempre useremo questo tipo di tastiera per scrivere qualsiasi tipo di messaggio. Non salviamolo nelle bozze, andiamo subito nel menu Start per farvi vedere che programmi sono dati in dotazione. Eccoci qui,
Abbiamo il classico Office Mobile, i giochi, l'Active Sync, l'Adobe Reader, ecco qua il Garmin Mobile XT. Diciamo subito che il GPS prende molto molto velocemente, in 30-40 secondi facciamo il fix a freddo, a caldo istantaneo, e abbiamo anche la possibilità di avere un GPS assistito tramite questa opzione. Google, Maps funziona molto molto bene, Internet Explorer, ma soprattutto Opera. È installato infatti di default questo browser che funziona davvero bene. Adesso ve lo apro, apriamo la pagina di telefonino.net e vi farò vedere come è davvero veloce ad aprire le pagine e soprattutto come funziona bene lo scroll della pagina. Il display aiuta, è fantastico, è un 480x800 pixel, quindi è un widescreen. Eccoci qui, nel frattempo che sta caricando la pagina, come vedete, riusciamo a scorrerla sia orizzontalmente sia verticalmente. Orizzontalmente non c'è bisogno perché la risoluzione è talmente elevata che ci consente di vedere tutto in una unica schermata. Pochi device, anzi, dobbiamo dire la verità, nessun device ha questa fluidità, soprattutto quando la pagina è in fase di caricamento. Quindi davvero molto molto buona la fluidità quando usiamo Opera, come vedete anche la velocità di caricamento. Per quanto riguarda il web, volevo far vedere un altro indirizzo che è quello di mobilestyle.it, che collabora con noi per queste prove, per farvi vedere anche un sito con alcune animazioni in flash, viene caricato velocemente e come ci si riesce, pur in fase di caricamento, a muovere sul display. Come vedete, il sito si sta caricando eppure riusciamo a muoverci tranquillamente per le varie icone senza assolutamente problemi. Doppio clic si ingrandisce e ci si sposta davvero tranquillamente. Finiamo la disamina dei programmi, ovviamente Messenger preinstallato, qui che è un programma che abbiamo installato noi, così come Streaming Media e Windows Live oltre a Windows Media Player, quindi nutrita la gamma di programmi a disposizione. Andiamo subito nelle impostazioni, classiche le impostazioni di Windows Mobile, anche per quanto riguarda il sistema non abbiamo nulla di particolare. Vediamo la memoria disponibile 200 MB all'avvio, ora ne abbiamo 147 liberi. Come vedete abbiamo il joystick ottico che può essere attivato e disattivato e cosa comporta? Il joystick ottico non è nient'altro che questo pad nel pad. Come vedete ci riusciamo a spostare su e giù o cliccando sul pad fisico, destra, sinistra, sopra, sotto, oppure spostandoci con questo joystick, diciamolo virtuale. C'è da dire che questo joystick, come vedete, può funzionare in doppia modalità. Noi siamo nelle email, se facciamo scorrere il dito, scorre l'elenco delle email, come se facessimo muovere la barra laterale, mentre andando di clic in clic ci spostiamo di mail in mail. Quindi ha un funzionamento differenziato in base alle funzioni che andiamo a verificare. Proviamo a fare una telefonata, questa è l'interfaccia telefonica, molto buona. Un'altra cosa che ci è parsa ottima è stato il sensore di luminosità, che in pochi telefoni funziona così bene, solo nei BlackBerry siamo riusciti ad ottenere lo stesso buon funzionamento. Chiamiamo il 139 e attiviamo il viva voce. Alziamo il volume. Allora, qui c'è da fare un grosso distinguo. Dall'altoparlante di sistema, quindi dal viva voce, l'audio non è altissimo e ciò influisce anche sulle suonerie, mentre dall'altoparlante integrato l'audio è fantastico, davvero molto caldo, un audio oserei dire da fisso. Come vediamo, abbiamo anche la cam anteriore per le videochiamate, abbiamo anche quattro LED di stato che purtroppo non si vedono molto durante il giorno, solo la sera riusciamo a scorgerne la presenza. Chicca i pannelli. Vi faccio velocemente vedere come con questi pannelli riusciamo a cambiare completamente faccia al telefono, ma faremo un focus dedicato ai pannelli, perché questa è davvero la novità di questo telefono. Diciamo che è un'interfaccia che si aggiunge all'interfaccia di Windows Mobile. HTC ha preferito il suo Touch Flow 3D. Samsung ha preferito una sua interfaccia, così come Sony Ericsson ha studiato i pannelli. Vedremo poi con un focus a parte questa funzionalità. Multimedialità molto spinta, che vedremo anche questa col focus a parte, quindi vi rilascio e vi rimando alla seconda parte di questa prova.